Bueno, buongiorno a tutti. Vediamo un attimino di una piccola sessione di scalping sul DAX attraverso il book della MetaTrader. Iniziamo subito con qualche operazione. Abbiamo attualmente sul nostro conto demo circa 240 mila euro. Il capitale iniziale, come vedete, era di 200 mila. Okay. Utilizziamo in questo caso size di 5 in 5, cercando appunto di scalpare un po' sul book. Prime tre operazioni portate a casa, chiuse con 275 euro di gain, la quotazione attuale è 10.690, siamo esattamente sul 50% di FIBO, manca poco sopra, in realtà qualcosina sopra. Utilizzo in questo caso qui solo, diciamo, la profondità di mercato per realizzare questo studio qui. I miei livelli, ovviamente, il 50% è esattamente questo, 10.690, quindi qui abbiamo sostanzialmente le medesime probabilità di andare short piuttosto che long. La volatilità che sto utilizzando in questo momento va da 10.770 a 10.597, ok? Quindi circa 170 punti sono, ok? E attualmente abbiamo anche una situazione piuttosto buona di spread, circa un punto, quindi forse anche qualcosina in meno. Le prime tre operazioni le ho portate a casa e attendiamo ovviamente diciamo un catalizzatore per poter cercare un'operativa. Io personalmente sono leggermente più favorevole alle operazioni short piuttosto che long. Mi sto muovendo semplicemente basandomi sul book. In questo momento qui abbiamo 10.695 più o meno, ecco qui 96, perfetto, sembra buono per effettuare un altro ingresso. Vediamo un attimino, non utilizzo ovviamente tutta la leva, attualmente siamo a un 400% di leva. In questo momento non sto utilizzando neanche il take profit.
Perfetto, eccoci di nuovo. Nel frattempo abbiamo chiuso anche qualche operazione direttamente dal book e alcune altre operazioni abbiamo fatto all'incirca un altro 300 euro più o meno. Attualmente non abbiamo posizioni aperte, siamo ancora in una fase abbastanza delicata di mercato con questo 50%, una volatilità piuttosto bassa in realtà, dove il mercato comunque in questo momento non ha una particolare direzionalità. 10.695 prezzo vendita. Vediamo un attimino se riusciamo ad avere un prezzo vicino, poco sotto i 700 sarebbe un po' l'ideale, però si può effettuare anche un ingresso prima senza alcun tipo di problema. Siamo già a 97. In questo momento, anche se abbiamo diciamo una posizione rialzista, preferisco sempre in questo caso mettermi short piuttosto che long, più che altro perché riesco prima a chiudere le posizioni sostanzialmente. Tutto qui. Siamo 10.000, quasi a 96, e vediamo un attimino se mi fa un altro mezzo punticino a rialzo. Eccolo qui. Provo con due transazioni, provo, vediamo se riusciamo a, ovviamente con copertura oltre 10.700. Adesso siamo a 98 quasi, entro con altri due, ecco qui. Vediamo un attimino se riusciamo a portarci a casa qualche posizione. Non sto lavorando con take profit e sto chiudendo le posizioni manualmente direttamente dalla piattaforma con il comando chiudi. Si utilizza in questo caso qui il metodo first in, first out, nel senso che viene chiusa prima la prima transazione. Okay, quindi se dovessi cliccare chiudi adesso, chiuderei la prima transazione a quota 0. Siamo a più 600, 700, proviamo a portarcela a casa. Perfetto. Ci siamo portati a casa già diversi gain, ci siamo portati a casa, ecco qui gli ultimi. Abbiamo portato a casa dei bei gain, circa un migliaio di euro, se non sbaglio. Siamo ancora a 94 ad ogni modo, quindi continuiamo a seguire le nostre posizioni, sempre dal book. Vi ricordo 50% di Fibonacci in questo momento qui, poco sopra il 50, siamo a 95,5. Vedo un po' di debolezza in questo momento qui, vediamo 97, vediamo un attimino, 97 alto, vediamo se ha un po' più di forza, 97,5. Abbiamo perso forse un po' l'attimo in questo momento qui, abbiamo perso
per collocare qualche altro ordine, però pazienza, già abbiamo fatto diversi trade, meglio non caricarsi troppo. Siamo su un livello piuttosto delicato, quindi ovviamente cerchiamo un attimino di attestarci, di non perdere un po' il nostro trade, se 91, se 90, i nostri livelli in questo momento qui. Non mi piace 93 come prezzo, sinceramente, per poter operare. Siamo sui 96, vediamo un attimino, sembra reggere un po' questo massimo qui, proprio con qualche posizione. Sembra reggere, quindi vediamo un attimino con qualche altra posizione, non mi espongo troppo, 600% in questo caso qui, cerco un attimino di non espormi troppo. Ok, apro altre due, siamo proprio a ridosso dei 700. Siamo proprio a ridosso dei 700, quindi sembra una posizione abbastanza favorevole. 2,36. Cerchiamo di avere un po' tutto sotto controllo. Però 5 in questo momento qui. Ok, vediamo, aumentiamo un po' la nostra esposizione. Andiamo un attimino, abbiamo già diversi gain, eccoli qui, 2009, ecco qui come scende bene. Portiamoceli tutti a casa. Ok, ce li siamo portati tutti a casa molto velocemente. Siamo già in vediamo i livelli, alcune piccolissime perdite, pazienza, però siamo già in una bella situazione di guadagno. Partire proprio da questa posizione qui, stiamo realizzando un gran bel profit in realtà, con tutte, se andiamo a sommare un po' tutte le posizioni. Sto facendo un rapido calcolo con la calcolatrice, visto che anche questa mattina avevo fatto alcune operazioni, quindi sto calcolando solo quelle fatte in questa sessione qui pomeridiana. Vediamo un attimino il totale, quanto viene. Bene, un totale di 3.275 euro di operazioni finalizzate. In questi minuti qui, alla fine, se andiamo a fare il calcolo su tutto il capitale iniziale, che poi è la cosa più importante, stiamo comunque parlando di un
1,63%, che poi è la cosa più fondamentale, ok? 1,63%, ovviamente se avessimo avuto un capitale di 20.000 euro, quindi avessimo lavorato con 20.000 euro anziché 200, avremmo realizzato un gain di 326 euro, ok? Ovviamente tenete rapportate ovviamente sempre le varie posizioni, ok? In questo caso le entrate sarebbero state di 0,5 anziché 5 lotti, ok, sarebbe stato 0,5 in questo caso qui, ok, e vedete adesso il prezzo come sta scendendo abbastanza bene, 10.691, abbiamo perso un po' questa volatilità per via dei calcoli che stavamo effettuando, ad ogni modo è un discreto risultato, soprattutto fatto con direttamente dalla profondità del mercato, non stavo guardando il grafico, ho utilizzato solo i miei riferimenti odierni e quindi sotto questo punto di vista ho cercato proprio di sfruttare questa situazione qui senza farmi tanto ingannare un po' da quello che è dall'occhio guardando un po' il grafico. Molte volte dal mio punto di vista, a livello psicologico, l'occhio ci inganna molto, le candele ci ingannano molto. Vedete come lo short in questo momento sta funzionando molto bene e siamo già a 10.690, sta funzionando molto bene. Vediamo un attimino se c'è poi una rottura a ribasso. 1,63%, quindi la percentuale di gain che abbiamo realizzato piuttosto soddisfacente per questa sessione qui, per questo scalping on demand. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, ovviamente, e sotto questo punto di vista, insomma, spero che vi sia piaciuta questa versione alternativa direttamente con la MetaTrader. Vi lascio con questo short piuttosto interessante che stiamo proprio vedendo in diretta, quindi con questa decina di punti comodi comodi, e vi ringrazio per maggiori informazioni. Ovviamente avete la mia mail, avete, e ovviamente andrea.dimarco@xtb.it, ok? E prima di chiudere vi ricordo sempre il nostro disclaimer, ok? Molto importante. Eccolo qui, il nostro disclaimer. Sull'esonero e responsabilità nel webinar, ok? Quindi vi raccomando, andrea.dimarco@xtb.it. Per qualsiasi info, qualsiasi informazione, quindi qualsiasi dubbio, ecco qui la mia mail e il mio numero di telefono. Grazie mille a tutti e buon trading.